Migliori degli studenti di liceo che avvicinano il testo, quando lo apprezzano, in segno proprio di apprezzamento, oggi come oggi, dicono: ma chi era il pusher di Dante? Perché pensare che un uomo abbia potuto concepire tutto quello che nella commedia è contenuto di umano e di sovrumano è veramente tutte le volte una sorpresa, la constatazione di trovarsi di fronte a un genio, sicuramente, a una persona fuori del comune. Il mio modo di porgerlo è, in questo senso, reso possibile dal fatto che lo dico a memoria, e quindi non ho l'intralcio del leggio, della cosa da leggere, ho un rapporto più diretto con chi mi ascolta. È come se io fossi un po' Dante, e sono però un Dante che narra, quindi un Dante che ha già trovato il modo per sedimentare le emozioni, anche quelle forti, da cui la commedia potrebbe nascere. Un'emozione forte autobiografica proprio di Dante, un grande dolore, è proprio il suo esilio, l'essere lontano dalla sua patria, Firenze, l'essere stato allontanato dalla sua città, proprio dai suoi concittadini, e fa spesso riferimento a questa che è veramente la sua tragedia umana. E il percorso di Dante nei tre mondi è da avvicinare anche a quell'eterno vagare dell'esule che deve chiedere ospitalità, che deve provare come sa di sale l'altrui pane, come è duro salire e scendere le scale degli altri. Insomma, intorno a questo dramma umano si costruisce gran parte, si allinea gran parte dell'esperienza sovrumana che la commedia racconta. Quello che presentiamo questa sera è un format spettacolare. Io faccio i Sei Canti con grande fedeltà al testo, ci mancherebbe altro che mi mettessi a modificare Dante o adattarlo. Però sono impaginati anche il commento musicale in un modo che era stato pensato per un pubblico giovanile, se non addirittura proprio delle scuole. Io ho fatto molte scolastiche con questo format, diciamo. Mi ha preso un po' in contropiede, pensavo di farlo in teatro, mi ha preso un po' in contropiede il fatto che invece fossimo in una cattedrale, perché qui forse sarebbe bastato Dante da solo. Ma gli organizzatori mi hanno comunque consigliato di fare lo spettacolo così come l'avevamo pensato, e quindi ci sono anche delle cose divertenti, ci sono anche degli inserti quasi goliardici, no? Cioè, adatti per un pubblico giovanile. Beh, spero che questo non turbi troppo, non sia troppo fuori posto in un posto come questo. Mi auguro invece che, come del resto è nelle nostre intenzioni, serva a sottolineare il senso popolare della poesia dantesca.